Nell'ipotesi in cui la federazione decidesse di far retrocedere anche le squadre che occupano la zona playout, mancando quasi un terzo di stagione ancora da disputare, mi farei da parte e quindi non continuerei nel progetto Avezzano Calcio, ma la lascerei perché non avrei più fiducia nei confronti di questa federazione, di questa lega, e quindi mi sentirei offeso a dir poco, e quindi è difficile considerare una retrocessione sulla carta con una stagione disputata solo per 2/3. È chiaro che nell'ipotesi in cui la federazione decidesse la retrocessione delle squadre che occupano la zona playout, proverei a tentarle tutte prima di farmi da parte, quindi l'idea sarebbe quella appunto di un ricorso al TAR. Ci conferma queste notizie, cioè che Liguori non sarà più allenatore e che ha avuto un abboccamento con Sansovini? Beh, sì, oggi comunicherò al mister che la stagione si è conclusa e che quindi non ci sarà esonero nulla perché il contratto era legato alla stagione in corso, quindi non sarà rinnovato. Per quanto riguarda Sansovini, è vero, ci siamo sentiti al telefono, è un'idea che a me affascina. Credo che lui sia un uomo anche che possa veramente creare quell'entusiasmo in una piazza che vive di calcio, per creare qualcosa di veramente importante. E invece, ecco, la squadra sarà rinnovata appunto per 10 undicesimi per quanto riguarda l'organico. Se pensiamo all'insieme, l'85% di questa rosa andrà a vestire altre maglie, gli auguro il meglio per loro.